99% dei soldi che girano nel mondo, il 99% dei soldi che girano nel mondo non hanno nessun rapporto con l'economia reale, ma sono soldi che inseguono altri soldi per fare altri soldi. Allora, sulle misure che mette il governo per la crescita, l'internazionalizzazione, eccetera, tutto questo, possiamo discuterne a lungo, ma c'è un problema di fondo. In questo momento l'economia, il PIL, l'economia reale del mondo, ci piaccia o no questo indicatore, nel mondo cresce del 2% l'anno. La speculazione finanziaria vuole fare il 20% l'anno. Non bisogna essere dei premi Nobel per l'economia per capire che abbiamo un problema. Se gli speculatori vogliono continuare a fare tassi di profitto e di crescita che sono 10 volte quelli del mondo reale, ci sono solo due possibilità: o la finanza continua a risucchiare risorse dall'economia reale in misura sempre maggiore, oppure la finanza crea delle gigantesche bolle sul nulla che prima o poi esplodono. Oggi siamo in uno straordinario mix di queste due opzioni: qui la finanza crea delle bolle finanziarie speculative che poi esplodono, e qui la finanza continua a risucchiare risorse da tutti noi. In ultima istanza, i nostri piani di austerità, i nostri tagli alla spesa pubblica, il nostro stringere la cinghia deve servire a mantenere in piedi un sistema finanziario totalmente speculativo e che ha perso qualunque contatto con la realtà. Finché non partiamo da questo punto di vista, qualunque misura ci venga in mente per far ripartire l'economia, per la crescita, per un diverso modello, è sicuramente destinata a fallire. Grazie. Grazie Baranci, sai, ti scrivevi questo documento che ho avuto la cortesia di inviarmi. In conclusione, per uscire dalla crisi il passo più importante deve consistere nel riportare la finanza a essere uno strumento a servizio dell'economia e della società, in sostanza. Allora, se la buona finanza può generare buona economia, ecco, l'economia a quali modelli di sviluppo deve guardare e con quali strategie? Gesualdo. Grazie. Ma per partire rifacendosi un po' dal documento del governo, diciamo che benché sia chiaro, ci sono tantissimi segnali che ci dicono che la crescita non è più possibile, mai quanto oggi si parla e si invoca la crescita. Da un anno a questa parte, veramente a colazione, pranzo e cena, noi sentiamo dire che dobbiamo crescere, 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 la crescita sarà l'elemento che ci salverà. Intanto vorrei cominciare a precisare che quando si parla di crescita, il governo, a differenza del sindacato, non pensa alla crescita per i posti di lavoro. L'unica ragione per cui il governo pensa alla crescita intesa come aumento del PIL è unicamente ai fini finanziari. Cioè il suo obiettivo è quello di fare in modo, per esempio, come primo elemento, che il rapporto tra il debito e il PIL cambi, che si possa dimostrare al cosiddetto mondo finanziario, per recuperare la loro fiducia, che noi non abbiamo più un debito al 123%, ma al 115% o magari al 110%, perché appunto è aumentato il prodotto interno lordo e quindi il rapporto è cambiato. E l'altra ragione, secondo me ancora più importante, è riuscire ad avere più risorse per poter pagare la montagna di interessi che noi abbiamo sul groppone, cominciando a dire una volta per tutte che noi in Italia abbiamo un debito di 2.000 miliardi non perché abbiamo vissuto al di sopra delle nostre possibilità, ma perché abbiamo pagato degli interessi esosi. Se analizziamo i bilanci pubblici dell'Italia dal 1980 ad oggi, 30 anni, noi possiamo affermare che per 14 anni abbiamo avuto una spesa per servizi superiore alle entrate attorno a 140 miliardi. Ma negli anni successivi abbiamo sempre risparmiato, abbiamo risparmiato la bellezza di 600 miliardi. Se voi fate la differenza, noi in 30 anni abbiamo risparmiato 440 miliardi. Nonostante tutto ci troviamo una montagna di debito di 2.000 miliardi. Qual è la ragione? La ragione è che in questo trentennio abbiamo pagato 2.140 miliardi di interessi, che si sono mangiati tutto il risparmio e naturalmente ci hanno obbligato a costruire altro debito ancora. Questo è l'ora di cominciare a dirlo, perché allora se cominciamo a mettere a fuoco che i problemi sono gli interessi, è maggior ragione dobbiamo scagliarci contro la speculazione che ha come obiettivo quello di riuscire ad accaparrare una ricchezza crescente dei cittadini per metterselo in tasca ed impedire quindi a noi di poter risolvere davvero i nostri problemi sociali, che vanno dalla costruzione degli asili nido, ad avere una scuola decente, a poter dare una previdenza a chi ha avuto 40 anni di lavoro. È
Ecco, quindi intanto cominciamo a mettere a forza questo aspetto e cominciamo a dire che la crescita è invocata unicamente ai fini finanziari, ma la cosa che un pochino mi duole è che purtroppo anche il sindacato punta alla crescita pensando al lavoro, quando la storia dimostra che la crescita non porta posti di lavoro. E sono i numeri che lo dicono. 1960, un prodotto interno lordo 300 miliardi di euro, occupati 20 milioni, popolazione 55 milioni, rapporto tra occupati e popolazione 40%. 2011, prodotto interno lordo 1.500 miliardi, è quintuplicato, 5 volte di più, occupati 23 milioni, sono cresciuti di 3 milioni, ma la popolazione anche è cresciuta, è passata a 60 milioni. Ebbene, il rapporto tra occupati e occupazione è scesa al 38%. Quindi ecco, noi dobbiamo sempre tenere a mente, quando parliamo di occupati, di crescita per l'occupazione, che molto spesso la crescita non crea posti di lavoro perché c'è la tecnologia che in qualche maniera rimpiazza la persona. Sappiamo che questo è un sistema che punta a cercare di ridurre quanto più i costi e la tecnologia è usata sempre di più a questo scopo. Nonostante tutto questo, noi sappiamo che in Italia abbiamo un grave problema occupazionale. La disoccupazione non è al 10%, come di solito si dice. Se noi ci includiamo anche coloro che oramai sono scoraggiati, nel senso che non cercano più un posto di lavoro, le statistiche ci dicono che i disoccupati in Italia sono 5 milioni, quindi sono il 20% della forza lavoro. E soprattutto i giovani sanno quanto è grave questo problema, un giovane su tre è disoccupato, il 35%. Quindi ecco, noi dobbiamo cominciare a porcelo seriamente questo problema dell'occupazione, ma non possiamo affrontarlo dimenticando tutti gli altri aspetti che compongono la nostra vita. E una grossa questione che oramai dobbiamo affrontare di petto e che dobbiamo tenere sempre presente quando affrontiamo il tema occupazionale è la crisi ambientale. Perché? Perché noi non possiamo pensare che le cose siano fatte di niente, le cose sono fatte di materia, e se noi questa materia l'abbiamo quasi esaurita dopo 150 anni di perseguimento della crescita, indipendentemente che sia utile o inutile, e beh, oramai noi stiamo raschiando tanti barili, stiamo sicuramente raschiando il barile del petrolio, il problema energetico è un problema serissimo. Noi abbiamo davvero esaurito una risorsa abbondante, una risorsa preziosa come il petrolio, senza avere ancora la sostituzione, quantunque sappiamo che il sole e il vento possono sostituire, ma tutto questo va preparato, e per riuscire ad avere un apparato energetico che ci consente di sostituire il petrolio dobbiamo continuare ad utilizzare petrolio. Se continuiamo ad utilizzarlo per le stupidaggini, non lo avremo invece per riuscire ad approntare un sistema energetico alternativo. Quindi ecco, dobbiamo, qualsiasi risorsa noi prendiamo in sottosservazione, ci rendiamo conto che si trova in crisi profonda, petrolio, acqua, ma anche minerali, si dimenticano sempre, cosiddette terre rare, ad esempio, che sono così fondamentali per l'informatica. La Cina ha cominciato a dire no, noi chiudiamo l'esportazione delle nostre terre rare dal momento che la Cina è uno dei principali produttori, perché si sta rendendo conto che sta appunto bruciando una risorsa importante che può dare anche capacità di potere d'acquisto per il futuro. Cioè il pianeta Terra è un pianeta chiuso, per cui non tutti lo sappiamo, se continuiamo a prendere alla fine poi le risorse si esauriscono. Il guaio è che si stanno esaurendo anche le risorse rinnovabili. Non so quanti di voi hanno fatto attenzione alla notizia che è comparsa il 22 agosto. Il 22 agosto è stato proclamato come l'Overshoot Day, che in inglese significa il giorno del sorpasso. Che cosa è successo il 22 agosto? Il 22 agosto abbiamo finito tutte le risorse rinnovabili che la Terra era stata capace di produrre nel corso del 2012. Avevamo finito i raccolti agricoli, avevamo finito ciò che ci dà, ciò che ci danno le foreste, ciò che ci dà il mare. Noi stiamo chiudendo l'anno dal 22 agosto fino al 31 dicembre a spese del capitale naturale. Come dire che abbiamo smesso di mangiare vitelli e stiamo cominciando a mangiare mucche madri. Abbiamo smesso di mangiare pesci figli, stiamo cominciando a mangiare pesci madri. Ecco, questo significa che a noi un pianeta non basta più, semplicemente per le risorse naturali. Ne abbiamo bisogno di un pianeta di un quarto. Quando l'Overshoot Day arriverà il 30 giugno, ci vorranno due pianeti solo per le risorse naturali. E dall'altra c'è tutto il grande problema dei rifiuti. Più temibile.
CO2 che si sta accumulando nella stratosfera, ci sta cambiando il clima, ma oltre a questo, come dicevamo molto bene, ha anche tantissimi altri problemi legati ai rifiuti. I rifiuti urbani non sappiamo più dove metterli, le discariche sono piene, ci stiamo orientando sempre di più verso gli inceneritori che ci creano grandi problemi alla salute. Quindi ecco, noi ci rendiamo conto che la questione ambientale ormai è un problema che non sappiamo più come affrontare. E questo naturalmente ci pone dei grossi limiti a questo tema della crescita to cure, sapendo bene che alla crescita to cure si frappongono anche altri ostacoli che sono stati creati da questo sistema stesso. La globalizzazione senz'altro è un altro elemento che in qualche modo oggi sta creando serie difficoltà per riuscire a creare posti di lavoro almeno nei paesi industrializzati. E dovremmo tentare di capire come facciamo. Allora ecco, io dico che noi siamo in una situazione estremamente difficile, dove la vecchia ricetta di un tempo non funziona più, non possiamo semplicemente dire crescita per riuscire a risolvere i nostri problemi, perché abbiamo tutti questi altri elementi che in qualche modo ci dicono che dobbiamo essere capaci anche di ridurre l'uso di risorse, dobbiamo essere capaci di ridurre la quantità di rifiuti che emettiamo. Allora ecco, come fare per uscire da questa impasse? Ecco allora la necessità di cominciare a dirci che dobbiamo cominciare ad avere delle prospettive diverse. Allora ecco, qui va detto con chiarezza che noi veniamo da un sistema che non è stato organizzato per servire i bisogni della gente. Questo è un sistema che ci è stato imposto gradatamente a partire dal 1200 per consentire alla figura dei mercanti, mercanti in tutte le loro varie espressioni, oggi il mercante che va per la maggiore è il mercante banchiere, il mercante finanziario, ma sempre delle forme di mercanti sono, perché il mercante si pone l'obiettivo di riuscire ad avere un profitto a partire da una somma di denaro, poi la modalità può cambiare, ma la strategia e lo spirito è sempre quello. Questo sistema è stato costruito attorno all'interesse del mercante e le persone sono state costrette a piegarsi per consentirgli di poter portare avanti il proprio obiettivo. Ecco, dobbiamo rovesciare la frittata, dobbiamo cominciare a costruire un sistema che sia pensato per servire le persone. L'obiettivo che il sistema deve cominciare a porsi è proprio questo: consentire a tutti di poter vivere bene. La buona vita deve essere l'obiettivo che la società si deve porre e l'economia deve essere uno strumento per consentirci di poter realizzare la buona vita, precisando che la buona vita non si misura solo con la quantità di cose che buttiamo nel carrello della spesa. Dobbiamo uscire fuori da questa logica che il benessere si configura con il bene avere. Il benessere è un'altra cosa, il ben vivere è un'altra cosa. E questa capacità di poter esprimere tutte le dimensioni della persona umana, non siamo soltanto un corpo che deve essere riempito come se fossimo dei bidoni aspiratori. Noi siamo anche dimensione spirituale, siamo anche dimensione affettiva, siamo anche dimensione sociale. Quindi ecco, dobbiamo riuscire a creare un sistema di vita dove tutte queste dimensioni possono essere soddisfatte in maniera armonica. La parola armonia deve essere una parola che dobbiamo assolutamente riscoprire, che abbiamo totalmente dimenticato. Allora ecco, la grande domanda è questa: come riuscire a costruire un sistema che è al servizio della persona, che si pone l'obiettivo di far vivere tutti bene, tutti dignitosamente, cercando di utilizzare meno risorse possibili, perché le risorse sono scarse e già sono state abbondantemente depredate, e cercando di produrre meno rifiuti possibili, e lasciatemelo dire, cercando anche di lavorare il meno possibile, perché secondo me lavorare poco è elemento di progresso, non è elemento di regresso. Allora, questi sono gli obiettivi che dobbiamo cercare di porci. E a mio avviso, sono fuori tempo, no, a mio avviso è possibile, ma dobbiamo essere capaci di rivedere un pochino tutta la nostra impostazione almeno in 3 anni. E il primo ambito è quello produttivo. Dobbiamo cominciare a dire che dobbiamo passare dal globale al locale, o quantomeno meno globale e più locale, meno attività produttiva tutta orientata al profitto monetario e molta più attenzione all'ecoefficienza. Dobbiamo essere capaci di rivedere la nostra concezione organizzativa da un punto di vista del lavoro. Nella società che io immagino dobbiamo, secondo me, avere meno lavoro salariato e più lavoro diretto, sia di
direttamente al servizio della persona e della famiglia, ma anche al servizio della comunità. Una forma di lavoro che dovremmo recuperare è il lavoro comunitario, che oggi non esiste, che dobbiamo assolutamente recuperare. E per finire dobbiamo essere capaci di rivedere il nostro modo di soddisfare i bisogni. Io credo che dovremmo essere capaci di passare da una situazione dove tutto è incentrato sul bisogno, sulla soddisfazione dei bisogni in maniera individuale, ad invece una situazione in cui cerchiamo di soddisfarli in maniera più collettiva e, per dirla con una parola grossa, dobbiamo andare verso una direzione in cui abbiamo meno mercato e più pubblico. Io sono un grande sostenitore del pubblico, anche perché in un sistema in cui le risorse si fanno scarse dobbiamo decidere come le utilizziamo, dobbiamo darci delle priorità. Io so che noi veniamo da una situazione dove così rivendichiamo la libertà di poter soddisfare nella stessa maniera i bisogni fondamentali e invece i desideri superflui. E finché c'è abbondanza di risorse, benissimo, nessun problema. C'è petrolio a sufficienza sia per fare pieno alla Maserati che per avere per produrre energia elettrica e poter illuminare le sale operatorie. Ma se il petrolio si fa scarso, dobbiamo decidere che ne facciamo. E dal mio punto di vista non ci sono dubbi, la priorità la devono avere i bisogni fondamentali. E i bisogni fondamentali sono dei diritti che devono essere garantiti a tutti. E proprio per questo non possono appartenere al mercato, ma devono appartenere alla comunità organizzata, che fa un patto al suo interno per garantire a tutti i bisogni fondamentali e chiede naturalmente di dare un contributo o in natura o in denaro, questo è un particolare da vedere, affinché questi diritti possano essere garantiti a tutti. Quindi ecco, questo è un pochino lo scenario che io immagino, sapendo che per tornare all'oggi dobbiamo assolutamente prendere il toro per le corna del debito pubblico, cominciando a dire che non dobbiamo assolutamente più dissanguarci e strangolare per riuscire a garantire ai cosiddetti mercati di avere sempre più interessi, che vuol dire ricchezza collettiva da poter mettere in tasca per loro, ma che dobbiamo assolutamente rivendicare che se il paese è in difficoltà non debbono pagare solo i cittadini, ma debbono cominciare a pagare anche i creditori che già hanno guadagnato tempo. Grazie Gesualdo, avrai modo di tornare anche con alcuni esempi concreti relativamente agli ultimi ambiti che hai individuato nel prossimo turno di intervento. E continuiamo così con questo ritmo abbastanza buono anche sulla cornice generale in cui si è iscritta la crisi, per poi nel secondo appunto turno di interventi andare anche a calare su alcuni esempi e situazioni più pratiche. E Rinaldini, in parte il tuo intervento è stato evocato da Gesualdi, ecco, un modello di relazioni sindacali per quale tipo di crescita o per quale tipo di decrescita? Allora, a me pare che qualsiasi ragionamento deve partire da un dato che vedo con grande preoccupazione, che è il dramma dilagante della disoccupazione, perché altrimenti corriamo il rischio di non cogliere anche la drammaticità, non solo della situazione, ma di quello che si può prospettare. Di solito si dice che questa è una crisi devastante, paragonabile soltanto alla crisi del 29. Dalla crisi del 29 si è usciti o col nazismo, che fu una risposta di piena occupazione, oppure con una soluzione democratica che, al di là delle discussioni, che fu quella che è passata come la soluzione keynesiana. Furono i due modi con cui si uscì dalla crisi del 29. Di fronte al dilagare non tanto dell'inflazione, come si usa dire in Germania, ma rispetto al dramma della disoccupazione che prese anche strade di risposta mostruosa, mostruosa. Allora, a me pare che oggi la situazione che noi abbiamo di fronte, primo, non nasce dal debito pubblico. Questa crisi nasce dagli Stati Uniti nel 2008 sul debito privato. Non nasce sul debito pubblico, nasce sul subprime. Nasce sul pagamento dei mutui per le case,
il detonatore dell'esplosione.